domani sì. Qua ci sono i seggi dove si vota, Un buon motivo per cui non devo votare per me stesso. Primo, che un sindaco di una città di 2 abitanti, per me non è ricordo, un sindaco è un uomo che ha esperienza politica. E le priorità sono prima di tutto il lavoro. Che è quello che manca. Il lavoro che dovete fare. Avete detto il contratto Fiat, il ricatto Fiat, vi siete tutti schierati contro gli operai. A parte dal sindaco che è qui presente. Ci siamo schierati perché tutto... non chiudesse Mirafiori. Ma cosa vuol dire? No, questo qui è stato un ricatto e voi non siete. Ma come lascia stare? Allora, non è un contratto, è stato un ricatto. No, non vuole. Lei mi ascolta, voglio fare un commento. Lei è il politico. Mi vuole ascoltare. Io l'ascolto, l'ascolto. Prezzo di rifiutato. Non so se è normale o no, voglio sapere qual è la conseguenza. È un ricatto, esatto, non bisogna scendere un ricatto. Esatto, sono delle volte anche i ricatti. La conseguenza qual è? Bisogna sapere accettare i ricatti. Siamo in una società civile, una democrazia, bisogna accettare i ricatti dei poteri. Scusi, non facciamo una battaglia. No, ma non facciamo una battaglia. No, accettare i ricatti non è una battaglia. Che cosa avremmo dovuto dire noi ai lavoratori? Non andava bene così, cioè che gli diamo una prospettiva di disoccupazione? No, allora, perché io so benissimo che quell'accordo è un accordo oneroso dal punto di vista delle condizioni di lavoro, che in quell'accordo ci sono delle parti che non sono accettate, che a me non piacciono. Sì, dopodiché ci sono dei momenti in cui devi anche accettare il ricatto, delle condizioni che non ti piacciono, in omaggio a un obiettivo prioritario, l'obiettivo prioritario è finire per uno più. Io ho ragionato così. Sì, ma tutto lì è allucinante, siamo tornati indietro. Lo so, stiamo tornando indietro, nella tecnologia noi torniamo indietro. Sì, cioè, a me sono preoccupato. Sta ascoltando. Ma io l'ascolto, ho capito quello che lei ha detto, io l'ascolto. Ci sono dei passaggi nei quali può anche accadere che devi arretrare di un passo piuttosto che compromettere tutto quello che hai. Io se ce ne vuole, c'è un dispensabile per la città. Trovate la condizione di Napoli. E il piano provinciale è tarato sul 60% di saluto, buongiorno ragazzi, ma perché non dite anche che fa male? Dite anche che fa male la salute all'ingegnere? Ma come? Ma è appurato che dice ai vincitori la gente si ammala, ma lei conosce bene l'anno? Facciamo una bella gita. Ma allora una bella gita, andiamo tutti a vedere. Lo fa quanto costa? Quanto è costato quella domanda? 4 milioni di euro. L'inceneritore quanto costa? Sì. Sono rimosso. È chiaro che qualcosa nell'ambiente si va, però. Ci mettiamo a tavolino e discutiamo. Ma lei mi dà la possibilità di andare a guarda, a me mancano 70 giorni all'albero. È finita. Dopo tutto il tempo che vuoi.